Un bel applauso per Tiga. E ora vi spiego il perché. Beh, in realtà forse ne hai anche già sentito parlare, perché la notizia ha fatto veramente il giro del mondo. 30 luglio, Tiga scrive un lungo post dopo una sua serata, tra l'altro in Italia, a Roma. Hai presente quando non spacchi? Così parte. E in seguito c'è tutta la cronaca di una serata iniziata male, se vogliamo finita peggio. Sostanza, si sentiva in balia delle persone in sala, che non riusciva a prenderle e non riusciva mai ad imprimere quel suo tocco alla serata. Ora, Tiga è un DJ che non ha bisogno di grandi presentazioni, attivo da più di 15 anni, con una lunga serie di hit, un vero nome nella scena tech house. Se ci pensi bene, è forse la prima volta, soprattutto nell'era dei social, che avviene un outing di questo tipo, ovvero raccontare in pubblico che la serata non è stata un granché. Con rammarico e con grande dispiacere, I'm sorry Rome, tonight I didn't kill it, e così si conclude il post. Mi dispiace Roma, stasera non è andata bene, tornerò presto e spero di fare meglio. Unanime è stato l'appoggio a questo post, tantissime condivisioni, i suoi colleghi più importanti che applaudevano a questo tipo di parole, a questa sincerità, e così come tantissimi DJ lo hanno messo sulla loro bacheca come un esempio da seguire. E allora è per questo che mi fa piacere condividere queste cose. Noi DJ siamo famosi per tesserci le nostre lodi ed infamare i colleghi. I social sono pieni o di chi si esalta o di polemiche fatte solo per creare un po' di dibattito e magari guadagnarci qualche like. In realtà questa volta Tiga si mette a nudo e la cosa funziona, ma in senso positivo, perché lancia un messaggio molto utile. Se ci pensi bene, ti ricordi molto più probabilmente le seratacce che quelle andate mediamente bene. Però da ogni serataccia ti porti dentro qualcosa. Ci sono degli errori che non vuoi ripetere, ti ricordi bene quella serata andata storta e cerchi di evitarla tutte le volte ti ripresenti in console. E allora anche noi supportiamo volentieri un'iniziativa di questo tipo da parte di Tiga, un post molto onesto, sincero e anche un bagno d'umiltà utile per tantissimi di noi DJ. Con l'augurio di fare sempre tesoro dei nostri errori, facciamo ancora un bel applauso a Tiga, che ha fatto veramente un bel gesto. Ci auguriamo di sentirlo in giro, anche perché poi in queste settimane non ha mancato di suonare un po' dappertutto e facendo sempre delle ottime serate. Cerchiamo di essere soprattutto onesti con noi stessi e con chi ci segue quando andiamo in giro e quando pubblichiamo sulle nostre pagine, sui nostri profili. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!